mare pallido assorto, come questo piede. Io sono Stefano. Io sono Caterina. Insieme vi parleremo di sviluppo sostenibile e Agenda 2030. Per parlare di sviluppo sostenibile dobbiamo capire un attimo il contesto in cui ci troviamo. L'uomo vive in un'era geologica che si chiama Antropocene, che è esattamente quella che succede alla precedente detta Olocene. Cosa significa e quali sono le differenze tra queste due ere? L'Olocene era quell'era geologica in cui il pianeta offriva risorse all'uomo che poteva sviluppare le sue abilità e le sue competenze proprio grazie a questi materiali, questi elementi. L'antropocene, invece, che è una definizione coniata nel 2000 da Paul Crutzen, uno scienziato, è quell'era geologica in cui la prospettiva si ribalta, cioè l'evoluzione del pianeta è determinata dall'uomo, al contrario dell'olocene in cui l'evoluzione dell'uomo e dell'umanità era proprio definita e determinata dalla Terra. Possiamo dire però che in questa era geologica le risorse sono limitate, poche, e l'umanità è in crescita costante. Di conseguenza l'uomo, impattando il pianeta, diciamo che ha una serie di effetti che possono compromettere l'evoluzione della Terra stessa. Partendo da questa premessa, cioè dal fatto che viviamo in un contesto profondamente instabile in cui le risorse sono scarse e le disuguaglianze sono nettamente in crescita, viene, diciamo, introdotto nel contesto globale il termine sostenibilità, corretto Stefano? Sì, perché cioè diciamo che il concetto di sostenibilità fondamentalmente si pone in antitesi a quello che era quel modello e quello che purtroppo in parte è ancora quel modello di produzione e consumo che porta all'esaurimento delle risorse che per natura terrestre sono limitate. Il nostro pianeta è finito, di conseguenza le risorse che il pianeta ci può offrire sono finite. E siccome, come sappiamo dalla legge della conservazione della massa, nulla si crea, nulla si distrugge, ma tutto si trasforma, l'idea che effettivamente si possa introdurre un modello di crescita che al tempo stesso però non sperperi le risorse limitate che abbiamo a nostra disposizione sembra essere l'unico modello sostenibile di sviluppo. Esattamente. E infatti da qua nasce il concetto di sostenibilità. La sostenibilità parte, diciamo, come concetto viene affrontato a partire dal 1972, quando le Nazioni Unite finalmente, diciamo, si rendono conto che bisogna spronare a livello globale una produzione che sia attenta al consumo di risorse e favorire il più possibile il riutilizzo, il riciclo, e nascono di conseguenza poi da questa conferenza dove si trovano tutti i capi di Stato, dove si trovano tutte le commissioni delle varie nazioni che lavorano insieme, cominciano a nascere modelli di sviluppo appunto basati sulla economia circolare, perché appunto è necessario che nello sviluppo si tenga conto della sostenibilità ambientale, si tenga conto anche della sostenibilità sociale, perché è anche giusto che le generazioni presenti non sperperino, non consumino e mettano appunto in discussione il futuro del pianeta e della società umana, considerato che poi dopo di loro ci saranno nuove generazioni, cioè voi, cioè noi. Di conseguenza si tratta anche di temi di sostenibilità intergenerazionale e anche intragenerazionale, nel senso che non tutte le nazioni sono sviluppate nello stesso modo, e se ci sono nazioni più ricche che abusano e consumano le risorse del pianeta, ci saranno altre nazioni e altri popoli che chiaramente ne avranno meno a disposizione. E tutto questo viene delineato negli anni successivi fino ad arrivare al rapporto della Commissione Brundtland del 1987. Esattamente, che sancisce proprio questo, cioè il fatto che non siamo sulla strada giusta, lo sviluppo economico che poi per forza di cose naturali impatta il pianeta non è quello corretto, non segue un modello corretto, e poi appunto, come dicevi tu, c'è il concetto di sostenibilità e di equità inter e intragenerazionale. Giusto, equità, esatto. Cioè consumare nei limiti del possibile il meno risorse possibile in modo tale che a disposizione delle generazioni future ce ne siano
tante quante, diciamo, quelle che abbiamo avuto a disposizione noi e così per i decenni a venire. Possiamo dire che tutto questo percorso e questa riflessione sulla sostenibilità ha portato a una data clou per tutta l'umanità, che sicuramente, diciamo, sarà nella memoria di molti e forse ne avete sentito parlare anche voi, che è il 25 settembre del 2015, in cui diciamo, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, con tutti gli stati membri che ne fanno parte, che a livello mondiale sono 193, ha approvato la cosiddetta Agenda 2030. Ed è un documento dal punto di vista non soltanto economico, ambientale, ma anche politico e civile estremamente straordinario e possiamo anche dire forse unico. Sono 17 obiettivi che vengono, diciamo, declinati all'interno di questo documento e 169 target che poi andremo a definire un po' più nel dettaglio. La cosa però veramente straordinaria è una, no Ste? Certo, il fatto, allora, intanto questi obiettivi, volevo semplicemente aggiungere il fatto che sono per il 2030, cioè degli stati, 193 stati nel 2015 si impegnano a raggiungere questi obiettivi entro il 2030, 15 anni di tempo per raggiungerli, considerato che però, allora, da un lato la portata epocale di 193 stati, i più diversi del mondo, che si mettono d'accordo e si impegnano a raggiungere questi obiettivi, al tempo stesso, come spesso succede quando si parla di argomenti legati alla governance globale, argomenti legati alle singole scelte strategiche a livello politico, a livello diciamo sociale ed economico, gli stati, come sappiamo, sono molto diversi, scelgono direzioni di sviluppo diverse. È vero che si sono impegnati tutti insieme nel redigere e nel firmare questa Agenda 2030, esatto. Ma è anche vero che tra questi stati firmatari ce ne sono tantissimi che in realtà non rispettano i diritti umani, anche i più fondamentali. Come si può parlare di sostenibilità sociale se poi, per esempio, si tiene in vigore una diseguaglianza di genere che porta le donne a, per esempio, guadagnare meno degli uomini, o che porta appunto a pensare che ci siano etnie che sono meno importanti di altre? Cioè, sostenibilità significa tutto questo, e di fatto tanti stati, come dal punto di vista ambientale anche, quanti stati in realtà continuano a consumare, a produrre anidride carbonica, emettere anidride carbonica con le loro centrali a carbone, senza redigere e predisporre piani di transizione energetica, come invece l'Unione Europea sta facendo. Certo. Questo è chiaro che ci sono grandi limiti in queste cose, però è stato epocale il fatto che tutti questi stati si siano messi d'accordo formalmente per raggiungere questi obiettivi, che adesso Caterina ci spiegherà meglio in che cosa consistono, perché sostenibilità è un concetto molto ampio, non riguarda solo l'ambiente, non riguarda solamente la società. Esatto, possiamo dire allora che questi 17 obiettivi di sviluppo sostenibile che l'agenda fissa al 2030 toccano non solo tutti gli aspetti della vita sul pianeta, ma anche dell'umanità stessa, quindi non soltanto preservare il pianeta e il suo ambiente, sia diciamo sopra l'acqua che al di sotto, quindi tutelare la vita marina e degli oceani, ma anche diciamo eliminare al 2030 qualsiasi forma di povertà, favorire un'educazione inclusiva accessibile per tutti, realizzare la parità di genere e l'emancipazione femminile, che in molti paesi, come ha già anticipato Stefano, firmatari di questa agenda in realtà ancora non esiste, rendere le città diciamo delle comunità resilienti, sostenibili, inclusive, e soprattutto, aspetto non indifferente, che è il 17° e ultimo obiettivo di questa agenda, è favorire delle partnership intergovernative e diciamo anche mondiali per realizzare questi obiettivi. Quindi, per riassumere, questi 17 obiettivi servono a dare un indirizzo a strategie non soltanto politiche per realizzare tutto quello che ci siamo detti al 2030, ma anche per guidare i cittadini a determinati comportamenti. E questo richiama i tre aspetti che definiscono questa agenda, quindi l'universalità di questi obiettivi, la partecipazione di tutti, che è un ingrediente necessario, se non indispensabile, per la loro realizzazione, e diciamo una visione integrata, nel senso che questi obiettivi sono utili per migliorare e diciamo garantire la conservazione e la sopravvivenza dell'umanità, ma devono essere implementati, cioè concretizzati tutti insieme, sono tra loro interdipendenti. Un esempio stupido che possiamo fare forse se è quello del cibo, nel senso che le eccedenze alimentari rappresentano una grave problematica all'interno diciamo del pianeta, non soltanto in termini di sprechi e di quindi povertà, ma anche proprio di emissioni di CO2.
Quindi a livello individuale possiamo dire che concretizzare l'obiettivo di ridurre la fame nel mondo dell'Agenda 2030 significa un po' evitare gli sprechi, a livello collettivo significa per esempio fare spese più intelligenti in maniera, non so, collettiva per l'appunto, e a livello politico può essere per esempio una risposta introdurre una food policy all'interno di un comune o di una nazione o addirittura di un insieme di paesi, giusto? Per cui sì, diciamo un modo di agire multilivello. Esattamente, multilivello. Sì, diciamo che alla luce di tutto quello che abbiamo detto, per realizzare veramente gli obiettivi dell'Agenda 2030 e costruire un futuro che sia sostenibile anche e ben oltre quella data, occorrono tre ingredienti principali. Questo lo dice Enrico Giovannini, che è il segretario dell'ASVIS, che è l'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. Possiamo dire quali sono questi ingredienti? Sì, certo. Il primo è la tecnologia. Il secondo è la governance e il terzo è un cambio di mentalità. Forse andrei un po' più nel dettaglio provando a spiegare cosa si intende per queste tre parole e perché sono estremamente necessarie. Se vuoi mi butto io su tecnologia, vai. E governance. Vai. Cioè tecnologia sostanzialmente significa utilizzare lo sviluppo tecnologico, l'avanzamento tecnologico per poter ottimizzare l'impiego delle risorse che abbiamo a nostra disposizione. Esattamente. E di conseguenza, chiaramente, con le tecnologie che abbiamo a disposizione possiamo renderci conto effettivamente come riutilizzare al meglio e come appunto innestare un processo di circular economy efficace ed efficiente. Governance al tempo stesso si ricollega a quello che dicevamo prima con appunto i paesi firmatari dell'Agenda 2030 nel 2015. È importante che gli stati del mondo, pur nella diversità di vedute che chiaramente li caratterizza, si uniscano per raggiungere un obiettivo condiviso, che è quello appunto della sostenibilità, cioè mettere in piedi politiche condivise che guardino a lungo termine. Esatto, e questo sicuramente richiede molto coraggio e diciamo un atteggiamento, un attitude molto radicale, molto profonda in un certo senso, e forse si lega al terzo ingrediente, che è il cambio di mentalità molto radicale. E questo è forse veramente quello veramente indispensabile, perché tocca a livello individuale ciascuno di noi. Cosa si intende per cambiamento di mentalità? In realtà è molto semplice, anche se può sembrare difficile nella vita di tutti i giorni. In primo luogo significa, diciamo, respingere quel sentimento di malinconia, di nostalgia per il passato, quello che Zygmunt Bauman chiama retropia, e guardare oltre in maniera molto, anche qui, audace, molto coraggiosa. A questo proposito c'è un libro di un paesaggista, di un docente della scuola di paesaggio di Versailles, che si chiama Gilles Clément, che è molto famoso a livello non soltanto architettonico ma anche, diciamo, filosofico, che descrive di fatto come sia indispensabile un ripensamento della propria persona all'interno di un sistema per immaginare un futuro. Magari leggo un passaggio brevissimo per spiegare questo. Gilles Clément scrive che la finitezza del nostro territorio è indispensabile per, diciamo, costruire un futuro, ed è a partire da questa rivelazione che deve definirsi l'interesse del progetto politico. Sembra difficile, in realtà è molto semplice. L'uomo deve capire che, come dire, non soltanto l'ambiente, ma inteso come, diciamo, elemento naturale, ma l'ambiente inteso anche come risorse umane, quindi altre persone, non è un elemento terzo rispetto all'uomo stesso, ma l'uomo è parte di questo ambiente, no? Cioè l'uomo è parte del pianeta. Quindi, ribaltando questa prospettiva, è possibile immaginare di costruire un futuro in maniera rispettosa degli altri. Gli altri possono essere appunto gli animali, altri uomini, possono essere anche risorse, diciamo, non animate, e così costruire, diciamo, un futuro che sia alla portata e armonioso per tutti e per tutte. Niente, noi abbiamo provato a dare un quadro di sviluppo sostenibile, abbiamo provato a spiegare, no, l'Agenda 2030. Ora lasciamo la parola a Leonardo Caffo, che è un filosofo che spende molto su questi temi, che darà la sua, diciamo, interpretazione sulla parola chiave del giorno, che è appunto sviluppo sostenibile, e proverà a indicare, diciamo, quali sono le strade da percorrere per rendere il nostro futuro appunto il più sostenibile possibile. Sostenibile e importante. Io in realtà faccio parte di quei filosofi, il più celebre non sono io, è Timothy Morton, che crede che la parola sostenibilità
non funzioni benissimo, perché sostenibilità implica ancora una volta che noi dobbiamo sostenere l'ambiente, o in qualche modo siamo noi gli artefici dello sviluppo ambientale. In realtà questo implica un antropocentrismo che è lo stesso che ci ha portato a dover parlare di sostenibilità, cioè quello che ha decostruito la possibilità di una convivenza pacifica tra noi e l'altro da noi, tutte le altre forme di vita, gli ecosistemi tutti, gli animali e i vegetali. E in questo momento non ci possiamo paradossalmente più permettere il lusso della sostenibilità. Lo avremmo potuto fare negli anni 70, 80 forse, quando ancora la linea della velocità di fuga non era quella di adesso, in cui i dati ci dicono che abbiamo pochissimi anni, circa un ventennio, per ristabilire un rapporto migliore sulle emissioni di CO2, la sovrappopolazione, il consumo di carne, tutte quelle cose che non aiutano, diciamo così, l'ecologia a prendere il volo così come dovrebbe. Quindi più che di sostenibilità, che passatemi il termine, ovviamente è già benissimo parlare di questo, ma più che di sostenibilità dovremmo parlare di rivoluzione complessiva dei nostri comportamenti, perché si parla ancora di una plastic tax o della diminuzione del consumo di plastica quando abbiamo già superato l'effetto soglia, idem per il consumo di carne. E allora decostruire l'antropocentrismo significa una cosa molto specifica: o consegnarsi agli atti simbolici, che è quello che fa l'ecologia contemporanea. Di fatto i consumi individuali, se cambiano, non hanno alcun tipo di impatto da un punto di vista né economico, né produttivo, né ecologico, e assomigliano molto più all'arte contemporanea che alla politica. Se io smetto di mangiare carne, non elimino né la CO2 né la sofferenza animale, fatto un gesto di anticipazione, un gesto performativo, un gesto artistico. Se invece dobbiamo fare qualcosa di complessivo, di politico, e credere ancora nel cambiamento, e lì ci sono varie scuole di pensiero, purtroppo i tipi di riforme che dobbiamo fare sono enormi, e questo non può che passare dalle nuove generazioni, che non devono chiedere alla politica di cambiare, ma devono cambiare affinché la politica, che come sempre fa a seconda il consenso, non potrà fare altro che prenderne atto e capire che l'unica soluzione possibile per andare avanti non è sostenere l'ambiente, ma dare la possibilità all'ambiente di sostenerci ancora. Il pianeta si salverà anche senza di noi, siamo noi che dobbiamo salvarci insieme e con lui.